Secondo me abbiamo pagato due cose. La prima, un secondo quarto in cui onestamente non abbiamo inciso, comunque uscivamo troppo spesso dalle nostre tracce, dai nostri binari, soprattutto in attacco, e questo ha chiaramente provocato delle palle perse che chiaramente Cagliari è riuscito a sfruttare molto bene. E credo che questo sia stato anche un po' il, come si dice, è un motivo un po', no? Il leitmotiv di tutta la gara. Sicuramente Cagliari ha fatto una partita regolare dall'inizio alla fine, noi siamo partiti forte, poi non siamo riusciti a mantenere quel ritmo e chiaramente abbiamo consentito loro dei canestri facili, soprattutto in contropiede, ma ripeto, nascevano da situazioni in cui noi perdevamo facilmente la palla in attacco. E questo l'abbiamo sofferto onestamente per tutta la gara. Anche stasera la zona un po' ci ha aiutato, però non possiamo pensare di tenere la zona tanto tempo, anche perché poi gli avversari giustamente si adeguano e a un certo punto Cagliari è stata brava a trovare dei canestri, onestamente anche alcuni, diciamo così, fuori probabilmente dal loro comune. Cioè, mi riferisco per esempio anche all'ultimo tiro che mette Miles, c'è un canestro onestamente che di altissima qualità. Complimenti a lui che l'ha messo e quello un po' ha sparigliato la partita. Fino a quel momento lì, diciamo che tutto sommato la squadra, sì è vero, contro Cagliari, ma ha giocato una partita dignitosa, stando sempre lì agganciati, e poi dopo chiaramente partite come questa, il punto a punto rischi di rimetterci le penne, insomma, ecco. E purtroppo è così, purtroppo, come dicevo nel pre-gara, è chiaro che adesso bisognerà essere bravi a capire come si esce da questa partita, perché secondo me questa è una partita cruciale per quello che può essere il nostro modo di essere e che cosa vogliamo fare qui. Non vi dico che quasi me l'aspettavo, ma un incidente di percorso ci poteva essere. E eccoci qua, benvenuti. E dunque adesso realmente bisognerà capire chi siamo, cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare. Onestamente penso che lo sport è così. 2 settimane fa eravamo i giocatori, lo staff, il club migliore d'Italia, perché si era vinto con la forza di tutto. Dopo 2 domeniche questo campionato, non perché voglio dire l'avevo detto, no? Però dico, questo campionato conferma che si può vincere o perdere con la prima e con l'ultima. Eccoci serviti, adesso sta a noi, così come probabilmente bisognava rimanere contenuti e con i piedi ben per terra dopo la vittoria con Fortitudo, perché l'insidia era dietro l'angolo. Adesso credo che non siamo, diciamo così, i giocatori, lo staff e il club peggiore d'Italia. Quindi ecco perché dico, vediamo adesso come riusciremo ad uscire da una sconfitta del genere. Quello che posso dire è che per la mia modesta e piccola esperienza nel mondo del basket e in questo sport, non è nella prima e nell'ultima volta che capita, ed è per queste ragioni che chiaramente oggi siamo tutti nervosi, incazzati, delusi, ma dobbiamo avere la capacità e la forza di riflettere e cercare di capire, ripeto, le domande sono chi siamo, dove vogliamo andare e dove vogliamo arrivare. Quindi per me è così. Dopo Imola ha avuto parole di conforto per i suoi, al di là dei numeri, ha detto che insomma la squadra era in crescita sotto il profilo del gioco. Ci aspettavamo, al di là di Cagliari, del momento emotivo, dell'ultima in classifica, del fatto che avevate battuto la Fortitudo, una certa evoluzione del discorso di Carlo. Non c'era più la scossa di nervi dopo l'esonero, di Carlo può lavorare un'altra settimana. Ecco, oggi non si è visto. È un discorso dove magari servirà un mese per. No, io non voglio parlare di tempo perché oggi di tempo, siamo onesti, nello sport oggi il tempo è una variabile che sarebbe, uso il condizionale,
importante quantificare, ma nello sport di oggi non c'è tempo, ok? Questo lo vediamo, perdonatemi la parentesi filosofica, non sul tema, ma lo vediamo nel calcio e chiaramente lo vediamo anche nel basket e lo vediamo anche qui. Quindi io onestamente non sto qui a recriminare, a chiedere, a fare. Cioè, nel momento in cui io ho firmato per Piacenza sapevo che questa roba sarebbe potuta succedere, che sconfitte come queste sarebbero potute succedere, e chiaramente capirete, io non è che posso entrare nelle case, no, di tutti quelli che stanno attorno a noi o che non fanno il mio mestiere, per cui non è che posso spiegare, e sono tenuto anche a farlo. Giustamente la gente che vive attorno a noi è giusto che giudica per quello che vede. Oggi onestamente è corretto che Cagliari ha vinto la partita. Ecco, io posso citare dei dati, no? Posso dire che la nostra squadra oggi ha espresso 24 assist, quindi continua a mantenere un certo target, diciamo così, di produzione di tiri in un certo modo. Proprio dopo bisogna anche fare il conto con che capacità abbiamo noi di realizzare, quanti di questi ragazzi riescono a realizzare. Oggi facevamo dei tiri che sembravamo dei bambini del mini basket. Ecco, allora io posso avere una motivazione, ma oggi non mi metto a sbandierare dai 420, perché appartiene a quello che è il nostro lavoro, il mio lavoro, ed è giusto invece che chi ci guarda, ci osserva, abbia la sua libera interpretazione. Quindi voglio dire, non mi tiro indietro rispetto a determinate responsabilità, c'è da fare meglio, c'è da lavorare di più, c'è da recuperare del terreno, per cui è inutile che sto qui a raccontarvi per quanto mi riguarda, come se fosse la seconda settimana di pre-season, bla 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 bla, cioè sarei anche povero, no? E non è così, nel senso, abbiamo una squadra che può vincere, deve vincere contro Cagliari, non l'ha fatto, merito a Cagliari, e noi oggi abbiamo dimostrato di essere nel campo peggio di loro. Bisogna guardarsi dentro, cercare di avere forza di reazione, credo che ce l'avremo, e di andare avanti. Poi, ripeto, questo è ciò che riguarda la partita in senso stretto, però i successi, le prestazioni, è qualcosa che si costruisce, non possiamo gonfiare un palloncino, quindi improvvisamente rischiamo di romperlo. Quindi io penso che qui c'è l'opportunità di fare un ottimo lavoro. Chiaramente le difficoltà esistono, l'avete visto stasera, le difficoltà passano anche attraverso le sconfitte, quindi cioè non è solo le difficoltà che di cose che chiaramente, ripeto, neanche se ne parla, però le difficoltà sono queste qui, bisogna vincere le partite e cercare piano piano di arrivare dove vogliamo arrivare. Il target rimane quello, io non... Abbiamo ancora 18 giornate, ci sono tanti punti, la classifica è corta. Sì, è chiaro che ci sembra improvvisamente aver fatto brutta figura perché si è perso un Cagliari che ha un record di 2 vinte e 11 perse, però Cagliari nelle ultime due partite rischia di fare 2 su 2, cioè nel senso, poi diciamo perché proprio a noi? Se ci fosse una spiegazione probabilmente lo sport e non sarebbe spettacolare anche il basket per questo, però che Cagliari era una squadra che era in, non dico in salute, ma che stava giocando e che dava filo da voce a tutti, io cioè, chiaramente lo sapevamo, ecco. E onestamente non credo neanche che la squadra abbia sottovalutato l'impegno, assolutamente no. Bisognava fare meglio quello che è in campo, evidentemente oggi abbiamo fatto male. Tutto qua. C'è una domanda filosofica la mia, e vabbè, noi li vediamo da un po' più tempo di lei, e ci interessa anche la visione di una persona che è arrivata in corsa, al di là di Fortitudo, di Cagliari, del campionato di Cagliari. Lei ha capito fino in fondo qual è il potenziale e i limiti di questo gruppo? Perché da una parte c'è una... Filosoficamente la risposta è molto semplice, bisogna capire realmente rispetto alle aspettative questo gruppo, se, come dire, rispetto al campionato può realmente tenere botta per il target che ci si è prefissati. Ecco, comunque sono delle valutazioni, sai, nel momento in cui ci possiamo dare del tutto, nel momento in cui si entra in determinate valutazioni, poi dopo si entra un po' anche nel personale. Cioè io sono arrivato l'altro ieri, comunque dico che sto ancora conoscendo l'ambiente, sto ancora conoscendo le dinamiche, per cui bisogna avere anche tatto, no, nel capire come muoversi,
cosa si può fare. Dunque bisogna avere un po' di pazienza, ma ripeto, io ritorno al focus, è una bellissima opportunità per noi per capire realmente chi siamo, dove vogliamo andare e come ci vogliamo andare. Cioè queste tre domande per me sono fondamentali. Ogni strategia è figlia di un obiettivo, si decidono degli obiettivi e poi si stabilisce una strategia. Non si può usare una strategia a prescindere dall'obiettivo, le strategie sono diverse rispetto agli obiettivi. Dunque bisogna avere, ripeto, sangue freddo, calma, le sconfitte purtroppo spesso non aiutano, ma devo dire che tante volte anche le vittorie aiutano. Ecco. Nel basket poi purtroppo è così. Questo è uno sport bellissimo, ma è tremendo, perché in un anime cambia il corso di una partita, di una stagione, di una giornata, di un campionato. Cioè vi potrei raccontare tantissime storie che ho vissuto io direttamente, ma anche che ho visto di altre persone, vuol dire. Cioè, per cui lo sport è così, bisogna saperlo vivere, bisogna saperlo sfruttare per certi versi, no? E capire come attraverso lo sport si può crescere, per cui purtroppo è così, ragazzi. Oggi ci dice male, le aspettative di tutti, lo avvertivo anche prima della gara, no? Era vabbè, oggi è Cagliari, plaft, perfetto. Quindi adesso siamo delle merde, no? Non siamo delle merde. Siamo delle merde, non eravamo dei geni prima, cioè nel senso, io quando si è vinto con la Fortitudo non mi sono sentito un eroe. Non so se mi capite, ho già troppo vissuto perché so che l'inganno è dietro l'angolo, mi capite? Cioè, nella mia carriera ho già vissuto troppe batoste per capire che non serve. 2 anni fa ho vinto gara 1 a Milano di playoff, prima volta per l'Orlandina, e poi siamo usciti 3-1 dal playoff, poi l'anno scorso retrocessi e sono legato. Quindi, ma voglio dire, non eravamo i migliori d'Italia 2 anni fa, non eravamo le merde l'anno scorso. Allora io dico, se riusciamo a guardare bene all'interno delle dinamiche di quello che succede, allora noi cominceremo a capire realmente quello che accade, e non dico giustificare gli errori, perché sapete come si dice, no? Sono due modi di usare questa frase, no? Si dice che sbagliando si impara, però c'è un mio amico che mi dice sempre, no Gen, sbagliando si sbaglia. Intanto si sbaglia, ed è così, quindi voglio dire, dipende da come noi approcciamo a vederla, no? Ecco, volete che vi dica che sono contento? No. Volete che vi dica che sono un po' preoccupato? Ve lo dirò tra qualche giorno, perché voglio capire come si usciva da questa sconfitta. Le dinamiche sono dinamiche per certi versi uguali a tutti i livelli, e oggi bisognerà fare un passo avanti anche qui e capire come affrontare determinate dinamiche. Poi se ci vogliamo fermare al primo stadio, va bene, noi siamo qui pronti anche ad accettare questo, però secondo me andrebbe capito bene il momento, andrebbe capito bene un po' tutto e andrebbe un po' riposizionato un po' il tutto. Ecco, non voglio alludere a niente di più, ma cerco solamente di fare in modo che il messaggio, non tanto all'interno nostro, perché poi all'interno nostro avremo modo di parlare, ma chiaramente questo è un messaggio che va dato all'ambiente, ecco, che l'ambiente abbia, non mi piace neanche dire pazienza, perché quando si parla di pazienza sembra che si compra del tempo a niente. Avere credito nella misura in cui ci sono delle persone appassionate, professionisti, che chiaramente hanno un senso di responsabilità, e ed è così. Tutto qua, mi sento di dire solo questo, ma poi ripeto, i giudizi sono vostri, sono del pubblico, sono di chi ci vede, ci mancherebbe altro, non ho minimamente intenzione di entrare nella vostra testa e comprare il vostro pensiero per dire quello che penso io. Non è così, non è corretto, non sarebbe giusto nei confronti di chi fa il vostro mestiere e di chi ci viene a vedere e fa il biglietto. Dunque, ecco, l'unica cosa che chiedo è un po' di credito, cioè non siamo persone scappate di casa, sappiamo quello che, cioè sappiamo fare il nostro lavoro, ci sono dei professionisti qui secondo me di ottima qualità, e lo sport è questo, si vince con la prima, si perde con l'ultima. Qui forse avete, mi permetto di dire, in questo ambiente un po' più dimestichezza con il calcio, no?
e nel calcio avete vissuto tanti anni la Serie A, proprio spesso la Serie B. Ecco, questo campionato qui è molto simile alla Serie B. In Serie B la prima può perdere con l'ultima in classifica e staccare di 25 punti. Ecco, questo campionato è, facciamo questa sorta di paragone, è così. Quindi io sono preparato purtroppo a questo. Oggi c'è da risolvere un po' di situazioni, ma penso che siamo in condizione di poterle risolvere. Ecco. Grazie. Va bene.